anche un messaggio per il mondo del ciclismo. Credo, tanto buongiorno a tutti, buonasera, che adesso siamo già. Siamo tutti stati piccoli e tutti abbiamo avuto le nostre aspirazioni, i nostri giochi, i nostri... Io quando ero piccolo, nel 1955, mio fratello mi ha regalato una bicicletta che a quei tempi era una rarità. Adesso tutti hanno la bicicletta, ma una volta non era così, ero io l'unico che ce l'aveva nel paese, perché mio fratello era già professionista e correva con la società ciclistica Torpado e correva ai tempi di Coppi. Io poi ho vissuto in mezzo alle biciclette, perché poi dopo Aldo ha corso anche Enzo e Diego, e a un certo punto ho provato anch'io a correre, anche se non ero molto convinto di essere forte, insomma. E poi insomma ho sperimentato sul campo e quando mi sono reso conto che avevo delle qualità, mi sono dedicato completamente al ciclismo e ho avuto insomma tante soddisfazioni. Non ho sempre vinto, ho anche perso, però diciamo che complessivamente è andata bene, ecco, direi. Io adesso dopo vedremo tutti i bambini che faranno questo percorso di abilità, chiamiamolo così, e speriamo che la promozione di questo sport attraverso queste manifestazioni possa portare anche qualche campione dalla Calabria in tutto il nostro paese. Ce lo guardiamo tutti. Ecco, salutiamo anche Gatto che è qui con noi oggi pomeriggio. Volevo salutare anche la dirigente scolastica, se può venire, il sindaco del comune di Nardo di Pace. Ecco. Perché non andiamo? Andiamo qui al tavolo, tutti al tavolo. E dell'ambiente, cosa che noi come parco stiamo portando avanti anche nelle scuole attraverso l'educazione ambientale. Questi ragazzi, specialmente questi di Mongiana, Nardo di Pace e Fabrizia, sono coloro che hanno aderito per prima all'iniziativa del parco educando all'ambiente, cosa che stiamo portando in giro per la Calabria. E la ciclovia? Ecco, la ciclovia dei parchi è una realtà che ormai è consolidata e che come parco stiamo spingendo insieme agli altri parchi, perché pensiamo e contiamo sulla bicicletta anche per il turismo sostenibile. Soltanto attraverso la bicicletta puoi godere del territorio in maniera concreta, a differenza invece degli altri strumenti. Quindi la bicicletta sarà un futuro per questo territorio. Allora ci auguriamo che attraverso lo Sporting Club e il commissario naturalmente avremo un altro evento presso la ciclovia lì al Parco delle Serre. Grazie. Saluto al sindaco del comune di Nardo di Pace, facciamo un applauso. Allora, grazie a tutti i comuni, gli insegnanti, i cittadini che arrivano dagli altri comuni. Si sente, dovete mettere un altro impianto più grande. Si sente? Ok. Dicevo, saluto e ringrazio tutti gli alunni intanto dell'Istituto Comprensivo Nardo di Pace Mongiana, che oggi hanno aderito a questa importante iniziativa educativa che lo Sporting Club di Mileto,
come capo il presidente Buzzomini, Domenico Buzzomini, ha voluto con grande fervore organizzare e ha trovato chiaramente la collaborazione di tutti noi, i tre sindaci dell'istituto comprensivo, quindi Fabrizia, Mangiano e Nardo di Pace. Quindi intanto grazie agli alunni, grazie al corpo insegnante che si prodiga quotidianamente nel seguire i nostri ragazzi e fanno un lavoro davvero egregio, e i genitori e gli amici che sono arrivati da fuori comuni per partecipare a questa nostra importante iniziativa. Comincio, oltre che salutare e ringraziare appunto il presidente Buzzomini, che è stato davvero grande nell'organizzare questa iniziativa impensabile. Ci siamo già incontrati nel corso dell'autunno 2023, mi preannunciava questa sua iniziativa, e lui ha presentato questa cosa come un dovere morale che aveva con se stesso. Dice: io ho fatto 50 anni di federazione ciclistica e il mio sogno era chiudere questo ciclo con l'organizzazione del 12° evento, perché questa edizione di Pinocchio in bicicletta è arrivata alla 12ª edizione, e appunto il suo sogno era realizzarla a Nardo di Pace, laddove, mi raccontava, veniva a caccia addirittura dalle ricostruzioni a Ragonà quando ancora c'era il ponte di legno. Quindi stiamo parlando di un'epoca quando io ancora non ero nemmeno nato. Io sono del 72, è stato distrutto proprio quel ponte con l'alluvione 72-73, quindi la memoria storica del presidente Buzzomini va al di là di quella che è l'arco della mia vita. Oggi è una giornata davvero meravigliosa, un evento meraviglioso perché? Perché racchiude oggi tutta una serie di emozioni, di sentimenti, di ricordi. Intanto, lo dicevo prima allo stesso Moser, perché mai avrei pensato negli anni 80, quando da ragazzo trovavo la sua foto in bicicletta, nelle varie vittorie, la maglia rosa che ha avuto l'onore all'epoca di indossare meritatamente, me la ritrovavo quella foto stampata sui diari, sui quaderni, sui borsellini, anche sui libri di testo, e per me davvero era impensabile che oggi mi sarei ritrovato qui nelle vesti di sindaco a presentare una manifestazione con ospite d'onore proprio Francesco Moser. Quindi grazie per essere venuto dal Trentino alla Calabria qui assieme a noi per essere testimonial di questa importantissima iniziativa che ha come soggetti principali i ragazzi, cioè la futura classe dirigente di questa comunità e della comunità di tutte le serre. Ringrazio il Vescovo di Mileto, Monsignor Attilio Nostro, che pur non essendo il vescovo della nostra diocesi ha accolto di buon grado il fatto di essere qui anche lui, di partecipare a questa nostra iniziativa bellissima. Oggi è stata davvero una giornata straordinaria e ancora andrà avanti così per qualche oretta, quindi grazie Monsignore per essere qui assieme a noi. Dicevo una giornata di ricordi perché ad esempio non è un caso, l'attuale dirigente scolastico che è seduto accanto a me, l'istituto comprensivo, la Tripace Fabrizia Mongiana, è il mio compagno di scuola del liceo, la mia compagna di scuola del liceo, e quindi è un ritrovarsi anche sotto ragioni affettive. Ricordiamo i momenti dell'infanzia, della prima gioventù, tempi scolastici e così via. Alfonso Grillo ci ha accomunato una militanza politica e partitica per anni, lo ringrazio, oggi nelle vesti già di consigliere regionale della Calabria ed oggi commissario straordinario del Parco delle Serre, Parco Naturale delle Serre. Abbiamo poi il sindaco di Mongiana, che è immancabile, qualsiasi iniziativa organizziamo nel territorio è sempre presente perché condivide assieme a me, oltre a una lunga militanza politica, anche il fatto di voler bene questa comunità e di volerla farla crescere sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista sportivo, culturale, politico, sociale, economico. Quindi ogni iniziativa che noi conduciamo ha certamente la finalità di voler far crescere, migliorare e soprattutto veicolare un messaggio positivo del nostro territorio, a dispetto di alcune proposte negative che vengono fatte del territorio delle Serre a volte. Non è così, perché è fatto questo territorio di gente per bene, di amministratori per bene, di gente che vuole emergere, vuole far sì che questo territorio venga finalmente conosciuto come un'area piena di proposte positive, dove si lavora nell'interesse collettivo, dove si fanno cose
ottime, egregie come quelle di oggi, per far sì che quest'area sia, come dire, meta anche turistica da parte di chi vuole venire e gustare i piatti e, come dire, vivere le esperienze straordinarie di un territorio bellissimo come quello nostro. Ne parlavamo prima con qualcuno, no? Si scappa nel Trentino magari, in Val d'Aosta pensando di trovare, magari lo fanno pure i calabresi, di trovare paesaggi montani straordinari, ce l'abbiamo qui e magari siamo talmente abituati che non ne apprezziamo la straordinaria bellezza. In rappresentanza del sindaco di Fabrizio, lo saluto, c'è il vice sindaco Costa, quindi diciamo le cariche istituzionali del territorio sono qui presenti. Abbiamo e saluto la presenza anche del comandante, oggi nelle veste di comandante della scuola di polizia di Vibo Valenza, il fiore all'occhiello di una delle istituzioni più importanti che abbiamo. Mi ricordava, ma lo sapevo, che in tutto il sud è la scuola di polizia più importante, è uno dei reparti più importanti che abbiamo e abbiamo l'onore di averlo in Calabria e soprattutto nella provincia di Vibo. Saluto e ringrazio il comandante della locale stazione dei Carabinieri, che anche lui immancabilmente è sempre presente sia nel garantire la sicurezza del nostro territorio che la rappresentanza nei casi in cui, come questo, è anche importante vedere la presenza dello Stato. Ringrazio il comando della polizia locale, della nostra polizia locale, che svolge anch'esso un ruolo importante per questa comunità e il primo, diciamo, contatto con cui la gente ha a che fare per quanto riguarda le questioni di competenza appunto della polizia amministrativa, più che altro i tre parroci del nostro territorio, Don Biagio, che è il mio parroco, è il parroco di questo centro, Don Biagio Cutullè, è il mio primo e unico parroco, perché io da quando ho memoria ho visto sempre lui e quindi penso che per lungo tempo continuerò ad essere il Don Vincenzo Maiolo, che saluto e ringrazio, è il parroco, per quanto ci riguarda, il parroco della frazione Cassari, Nardo di Pace, ma mi pare che sia parroco pure di una parrocchia di Fabrizia, e Don Francesco Maiolo, che mi sembra sia andato via, eccolo qua, Don Francesco Maiolo, parroco di Ragonà e Santo Todoro, è stato pure mio professore di religione ai tempi della scuola media, e Don Brunello, che non vedo, eccolo là, che è insegnante di religione, e non è il nostro parroco, mi pare il parroco di Mongiana, ma insegnante di religione di questo istituto scolastico. Quindi saluto tutti, saluto anche ad esempio, non la vedo qui, ma la presidente della Proloco, che nell'ombra, Graziella, che nell'ombra svolge anch'essa un lavoro mirabile, perché nella fase organizzativa di questi eventi si sta dimostrando, come dire, non solo attentativa ma irrinunciabile, perché alcune cose non si potrebbero realizzare se non ci fosse l'impegno suo e di tutte le ragazze e gli amici che collaborano. Consentitemi di ringraziare anche i dipendenti comunali, tutti, perché sino ad oggi, e lo faranno anche nelle prossime ore, hanno consentito di poter realizzare questa manifestazione lavorando anche fuori dal turno di lavoro per addobbare, arredare quello che è stato, quello che è questa piazza, ma anche il pranzo che abbiamo avuto l'onore di... È arrivata l'onorevole Luciana De Francesco, consigliere regionale della Calabria, molto vicina a questo territorio, che ha voluto, tralasciando, benché si trovi in campagna elettorale perché è candidata alle elezioni europee, ha tralasciato un tour importante per essere qui in quello che è il paese, ricordo, più povero d'Italia, quello più svantaggiato, disagiato, eccetera, cose di cui noi non vogliamo più parlare, è venuta qui per essere presente a questa importante manifestazione che, ripeto, ha come oggetto principale i bambini, i ragazzi, quelli che sono le nostre future generazioni e che ce ne dimentichiamo. La futura classe dirigente è quella, e quindi concludo ringraziando ancora una volta tutti gli insegnanti, in primis il mio preside, dirigente, io lo chiamo preside perché mi piacciono più i termini vecchi, il mio preside, che assieme agli insegnanti svolgono un lavoro mirabile continuamente. Ho poi, come dire, l'incubo di alcuni insegnanti presenti qui che tutte le mattine alle 8 mi chiamano per delle richieste ritorsive giorno per giorno, però è tutto positivo perché è volto tutto a rendere un servizio alla nostra comunità. Quindi grazie a tutti, poi dopo passando la parola
alla dirigente scolastica, ci sarà la fase delle premiazioni che ovviamente si occuperanno altri per noi. Prima di passare la parola ti ringrazio ancora Luciana per questa presenza, che capisco che chi sa di campagna elettorale come noi sa che è davvero preziosa. Quindi ti ringrazio e ti anticipo sin d'ora che il presidente Bulzomini ti darà un impegno, perché glielo posso anticipare presidente. Presidente Bulzomini è... ha una storia di 50 anni di federazione ciclistica alle spalle e ha svolto, mi pare, il presidente, se si chiama così, presidente regionale della federazione per oltre 15 anni, e quindi ha a cuore, e oggi ne è testimonianza la manifestazione che stiamo per, cui stiamo per assistere, ha molto a cuore il settore ciclistico. Lui ti presenterà brevemente una proposta di legge per la realizzazione di piste ciclabili, soprattutto in questo territorio, un territorio, come hai visto, disagiato ma bellissimo, montano ma straordinario, in cui davvero si può passare del tempo immersi nella natura. Quindi ti prego davvero di accogliere questa proposta non come un adempimento burocratico da campagna elettorale, ma come una proposta importantissima che io stimolerò anche in futuro, perché ci credo in queste cose e penso che sia un, come dire, se realizzato, una, qualcosa di concreto e di meraviglioso per le nostre future generazioni, ma per tutta la comunità delle Serre. Grazie. Passo subito la parola alla preside. Grazie, buonasera a tutti. Io intanto voglio ringraziare il presidente Bulzomini per l'invito che ha fatto al nostro istituto, e non è un caso che questa iniziativa sia partita proprio, sia stata promossa dal nostro istituto comprensivo, un istituto che abbraccia i comuni di Fabrizia, Mongiana, Nardò di Pace e Cassari, un comprensorio distante dal centro, dalle città, però con grandi risorse e grandi ricchezze. Il contributo che noi abbiamo inteso dare è stato finalizzato proprio a far capire anche ai ragazzi il valore dello sport. Noi lavoriamo quotidianamente su questi valori, perché lo sport deve insegnare ad accettare la sconfitta, soprattutto in un particolare momento in cui i ragazzi difficilmente riescono a comprendere il valore della perdita, comunque del non riuscire a raggiungere un obiettivo, e quindi questo attraverso lo sport è un obiettivo che noi perseguiamo. E al tempo stesso noi abbiamo inteso aderire perché abbiamo voluto anche valorizzare questo territorio, che molte volte viene bistrattato proprio perché è un territorio di periferia. Io non entro nel merito, ma dobbiamo ricordare che il nostro istituto purtroppo è stato oggetto di dimensionamento scolastico, e noi quindi abbiamo vissuto un momento di particolare tensione all'interno delle nostre popolazioni. Abbiamo ottenuto, grazie anche al supporto dei sindaci, l'autonomia provvisoria per un anno, la deroga al piano di dimensionamento, però questo ci deve far capire come in realtà queste realtà non devono essere ricordate soltanto in questi momenti, perché sono territori in cui si ha bisogno anche di queste manifestazioni, perché testimoniano la vicinanza dello Stato. La scuola rappresenta forse il presidio più importante del nostro territorio, e quindi perdere o comunque privare questi territori dell'autonomia è un qualcosa che incide negativamente anche sullo sviluppo e sul progresso di questi centri. Noi proprio in concomitanza di questo incontro abbiamo voluto anche organizzare una mostra che ha una terminologia, un significato particolare, una mostra sulla restanza. Perché non è facile lavorare e vivere questi territori, non è facile per i docenti recarsi e giungere in questi territori molto distanti, però per questo noi li ringraziamo, perché proprio grazie al loro contributo che lo Stato si fa sentire quotidianamente. Io concludo ringraziando tutti, ringraziando i miei docenti
che hanno anche al di fuori dell'orario scolastico hanno partecipato a questo incontro, le famiglie, i ragazzi e i sindaci del comprensorio che hanno favorito anche la realizzazione di questo evento garantendo i trasporti. Grazie a tutti, non lo so chi deve parlare. Leggerà la motivazione per questo premio alla dottoressa Carmen Aloi. Consegnerà Francesco Moser. Allora mi pregio di leggere la motivazione del premio alla dottoressa Carmen Aloi, dirigente scolastico impegnata e austera, sempre vicino al territorio e alla gente, che ha saputo cogliere e valorizzare il profondo valore sociale ed educativo dello sport e del ciclismo in particolare. Grazie a te. Prego. Grazie. Grazie ancora alla dottoressa Carmen Aloi, facciamo ancora un applauso a tutti i ragazzi, facciamo una foto di gruppo, ecco, mi sposto. Complimenti, è stato assegnato dal Federciclismo proprio la sezione regionale che come vedete lo utilizza per i nostri bambini. Quindi un applauso anche alla bambina e appunto come ricorderamo adesso per voi bambini che avete aderito a questa manifestazione, per le vostre scuole e per le vostre famiglie, perché una città dove si va in bicicletta è una città ancora viva e sana, quindi forza, usate le bici. Sì, qui è un'amicizia consolidata del tanto nominato e poco nominato per quello che fa Mimmo Fusumi, veramente. Poi
anche, fatemelo dire, un altro bimbo, un grande bimbo, Don Mimmo. Io per me Don Mimmo di Mileto, io l'ho registrato e rimane solo di Mileto nel cuore, quindi poi ho avuto l'onore e piacere di passare una serata, una mattinata proprio con la sua eccellenza. E poi è bello, insomma, c'è un cognome, c'è il nostro vescovo praticamente, no? Quindi il nostro, quindi è una cosa veramente di buon auspicio per tutti quanti. E, ecco, come l'ho nominato ha portato il sole, subito. E allora, perché la storia dice che non è Riccardo. La storia dice che è Riccardo, ormai bisogna cambiare. Riccardo Cuor di Leone, non Riccardo, Gerardo. Comunque io sono felice di essere qui perché veramente lui ha parlato di Leone, ma ieri sera c'era la il Cuore dei Leoni a Frosinone e io forse devo pagare anche un'ammenda perché del contratto con Dazon c'era la consegna dei premi fatti da me alla squadra che ci sono alla diretta ieri sera. Però come si può dire di no a uno come Bussomì? Come si può dire di no a un gruppo di persone che si preoccupa per dei bambini veramente di dare un po' di luce e tavella a fianco a un mito, una grande veramente persona che si chiama Francesco Moserri? Io l'ho visto fuori da qui praticamente e vi assicuro che è uno dei più grandi calabresi, come parlo infatti, come promuovono la Calabria, noi siamo tutti calabresi messi assieme. Grazie Francesco perché quello che fai è incopiabile, quindi non voglio rubarvi altro tempo. Grazie Gerardo Sacco, adesso passo un attimo la parola al sindaco. È arrivato, sì, ho visto. Allora, consentitemi, chiedendogli scusa, di salutare e ringraziare Gerardo Sacco, leone d'oro alla carriera, l'orefice, uno dei maestri più straordinari che ha il mondo, non solo la Calabria. E saluto Don Mimmo Di Carlo, che non vedo, Don Mimmo Di Carlo che sta per arrivare, anche lui uno degli artefici di questa straordinaria giornata. Allora, passiamo a quelle che sono, come dice il Presidente Bussomì, non i premi ma i riconoscimenti che diamo a chi oggi ha partecipato a questo evento. Io comincio con l'onorevole Luciana De Francesco, che deve andare via purtroppo perché ha degli impegni elettorali. Le ricordo, prima di salutarla e ringraziarla e onorarla con il nostro presente, dimostrarle di essere onorati della sua presenza oggi, che c'è quell'importante iniziativa di cui abbiamo parlato, che riguarda i comuni di Nardo di Pace e Fabrizia, che porteremo al vaglio della sua commissione, perché è anche presidente di una importante commissione regionale, che diciamo che risolverà una serie di problematiche dei nostri territori non indifferenti. Quindi ti sollecito anche questa iniziativa perché è davvero importante. Allora, consentimi di porgerti un presente, un mazzo di fiori, ringraziandoti per la tua presenza qui. E questa è la maglietta che la ricordo della 12ª edizione, che è stata donata appunto dalla Federazione Ciclistica. Il microfono verrà consegnato all'onorevole Luciana De Francesco, un bellissimo riconoscimento. Ecco, tutti insieme. Ecco, un applauso all'onorevole Luciana De Francesco. Firmarla quando avevi finito. Sì. Hai fatto 58 secondi. Non lo so, sono secondo, credo. Se qualcuno mi prende i gesti che ci sono dietro, un regalo che penso apprezzerai, un riconoscimento
che rappresenta quelli che sono i prodotti tipici, soprattutto di Nardo di Pace. Tutti i prodotti locali, non potrebbe mancare. Il maestro Sacco è invidioso di questo premio, ne avrà uno anche lui. Per andare via pure. Allora chiamiamo la federazione ciclistica, lo facciamo venire qui così verrà consegnato anche un premio, perché sì, è il vicepresidente, da oggi è il presidente della federazione. Noi le ringraziamo di essere stato qui con noi a questo importantissimo evento e le porgo intanto cortesemente il nostro riconoscimento identitario. Penso che l'apprezzerà senz'altro quando tornerà a casa. Questa è la targa per il presidente. Fotoricordo. Grazie, grazie a tutti. Mimmo, fai una foto. Passate le sedie. Cioè, le sedie oggi. Scusa sindaco, Salutiamo la Federazione Ciclistica Italiana, continuiamo sempre insieme al nostro sindaco che oggi ha veramente partecipato, è stata una bellissima manifestazione, bellissima, veramente ricca di grandi personaggi, è importante. Invece io quando vedo i bambini io mi scialo veramente, la parola esatta, mi scialo, perché loro sono il presente ma sono anche il nostro futuro. Facciamo un applauso ancora una volta ai nostri bambini. Un applauso alla splendida bambina che sarà premiata perché ha fatto un'ottima gara e l'incidente è capitato solo alla fine, quindi non ti preoccupare, hai fatto un'ottima corsa e quindi sarai premiata per questo. Io sono lieto, abbiamo premiato gli amici che devono andare via, di dare il nostro riconoscimento anche e soprattutto al Francesco Moser, che è l'ospite d'onore di questa splendida giornata. Se mi passate il cesto per piacere. Francesco, guarda, a questo punto. Antonio, il cesto per Francesco Moser. Ah, lo prende direttamente il sindaco, ecco. Ecco. Questo è il bello della diretta, ecco. Facciamo un applauso per Francesco Moser. Questo lo gradisce veramente, eh? Allora, riconoscimento. Cos'è questo, dai? Questa è l'anduia, mi pare. Sì, è l'anduia. Perché sono stato anche alla festa in quel paese. Spininga? A Spininga, qualche anno fa, che ho visto come facevano farla. Ma l'hai mangiata cos'è? È un po' piccante, noi non siamo tanto abituati a questo. Però dopo c'è il formaggio, la pancetta, ma sono tutti prodotti che più o meno abbiamo anche noi, magari sono diversi, ma... Però io ho visto che appena sei entrato lì in sala, prima di pranzare, hai beccato subito del pane, hai mangiato subito un pezzo di pane perché ti piaceva. Allora, questo è un premio particolare, speciale, dal comune di Nardò di Pace, e poi abbiamo qui il nostro maestro che merita veramente un applauso straordinario, Gerardo Sacco. Non potevo farmi scappare questa occasione. Allora, quello va bene perché va sempre bene, però questo si parla di eredità, di un passaggio culturale, e allora mi è venuto in mente di fare qualche cosa di molto molto particolare. Qui abbiamo la coppa di Pitagora, letteralmente incavolato
perché gli allievi si tracannavano, proprio cannate di vino nella bottega della sua scuola, e quindi era abbastanza, insomma, cruciato di questo. Pensate cosa allora si è inventato: la coppa di Pitagora, c'è doppia canna dentro con un foro sopra che praticamente non è altro che il sistema dei vasi comunicanti. Non si è potuto brevettare nemmeno questo funzionamento dei vasi comunicanti, perché ci aveva pensato lui 470 anni avanti Cristo, praticamente, quindi che fa. E allora era semplicissimo, adesso tutto quello che vuoi bere. Mi posso prendere un bicchiere? Allora, questa è la coppa della morigeratezza. Come mi viene in mente che qui ci saranno, tanti bambini ci saranno, ho pensato, in effetti così è. Allora, la moderazione in tutto, morigeratezza come ce l'ha questo grande campione, che praticamente tutto il mondo ci invidia, perché lui ha fatto una vita morigerata nell'alimentazione, nello sport e di tutti i sensi. Basta che si mette il liquido normale, uno può bere tranquillamente. Se è ingordo, se proprio l'ingordigia supera, si svuota tutta. Quindi rimanevano gli allievi a bere con la bocca vuota. Allora, questo è proprio il simbolo, e mi ha suggerito di scrivere come, sempre sentendo poi il Bolzumì. Allora, noi avevamo i gregari che si portavano da bere, però se la portavano così, te ne portavano mezza, perché l'acqua non fa male, l'acqua, però il vino non è che aiuta della vita e dello sport. Bisogna bere, come dicono i medici, con moderazione, un bicchiere a pasto. Allora, questo è un bicchiere. Qui, un bicchiere a tavola, diceva invece un falegname. No, bicchiere a tavola, no, un bicchiere a pasto, perché a tavola se no non si mette. Quello faceva 20 tavole al giorno. Si mangia due volte. Allora, Francesco Moser, il semidio del ciclismo, ha dominato le gare con la grazia e la potenza di Hermes, il dio greco della velocità e degli atleti. Nardo di Pace, 29 maggio 2024. C'è il tetto in argento scolpito Pitagora, il mio logo, e poi quello dell'antica Croton. Con grande piacere, questa qui. La uso in cantina, questo bicchiere. Così non li diamo gli ospiti, così mi dai poco vino. Allora, sarà un attimo per la foto, dai. La legge te la tieni tu dopo, va bene? Anzi, la voglio proprio leggere, perché quest'uomo merita un secondo, lo merita in più. Allora, Gerardo Sacco ha realizzato, io l'ho sintetizzato prima, però con solennità la facciamo adesso, ha realizzato la Coppa di Pitagora per Francesco Moser, il semidio del ciclismo, che ha dominato le gare con la grazia e la potenza di Hermes, il dio della velocità e degli atleti. L'opera, oltre ad essere un oggetto di grande bellezza, è un omaggio alla storia della tradizione della Calabria. La Coppa di Pitagora, antica coppa cerimoniale pitagorica, simboleggiava la morigeratezza, ovvero la virtù della moderazione. La riproduzione di Isacco è impreziosita da fregi originale, e l'opera è completamente in argento e ceramica realizzata in Calabria. Meritano un grosso applauso il maestro Gerardo Sacco e il nostro Francesco Moser. Ho l'onore e il piacere di aver vicino, appunto, Sua Eccellenza, lo signor nostro. Vorrei fare qualche cosa, passare dalla mitologia alla sacralità, perché io ho anche molto il culto di Maria, avendo fatto l'icona più grande del mondo, che si trova nel Duomo di Cortona, la Madonna di Capocolonna, e ben 6 opere nel Museo dei Vaticani. Ho l'onore veramente di consegnare questa, appunto, seguendo il culto mariano, questa antica icona realizzata da noi con il costume del loro sbalzo e ad alto rilievo, e con i miei artisti che l'hanno dipinta letteralmente a mano, con grande, ecco, grande... No, ho finito, scusa.
Vuole dire qualcosa, Sua Eccellenza? Quest'uomo è il mio cuore. Ecco. Vieni. Da Mimmo. Mimmo invece, Mimmo Bulzomì, vieni un secondo per favore. Vieni qua, Mimmo. Vieni. Vieni qua. Sempre Mimmo, dimmi. Che cosa vuol dire? Cosa devo dire? Intanto voglio ringraziarvi a tutti, specialmente ai bambini. Questo era un mio pensiero che volevo realizzare qua da molto tempo. Sono riuscito a farlo. Però vi devo dare una notizia importante. Io ho una grave malattia. E purtroppo non lo so fino a quando potrò vivere e continuare. È una malattia che mi auguro di poterla trasmettere a tutti. La ciclistite acuta. Mi auguro di poterla. Hai fatto morire. È importante, è infettiva e perciò quindi io mi auguro di poter trasmettere a tutti questa malattia e con l'augurio di poterci incontrare il prossimo anno qua. Grazie, allora continuiamo ancora con la premiazione. Mi date un altro premio, Antonio? Sì, così, mettila al fresco questo. Vai, sindaco. Allora, prego un altro gesto per piacere. Diamo il nostro riconoscimento. Era previsto, ma l'ha usurpato il maestro Sacco, pensando che non lo dessero. Sul campo, come li ha conquistati oggi? Grazie della sua presenza qui, maestro. Abbiamo cortesemente un altro gesto, un altro riconoscimento dal comune di Nardò di Pace va al vescovo di Mileto, Monsignor Attilio Nostro. La ringrazio di essere stato qui tra noi oggi. E infine il riconoscimento al comandante della scuola di polizia di Vibo Valentia, comandante Malagreca. Grazie della sua preziosa collaborazione, qui è stata davvero graditissima. Primo dirigente che oggi si trova a Roma a preparare la festa della Repubblica, dove io sono qui e vi porta i suoi saluti, manda i suoi saluti e i suoi ringraziamenti. Il primo dirigente è il dottor Pasquale Ciocca. Ringraziamo il dottor Pasquale Ciocca, per noi oggi lei rappresenta la istituzione Scuola di Polizia e quindi la ringraziamo per questo. La mangeranno insieme. Questo lo può posare un attimo perché facciamo la foto anche. Sì. I gesti non li tocca nessuno, li potete lasciare. Ecco, facciamo una foto il sindaco con. Bene. Proseguiamo. Se non ci sono altre targhe. Allora la fretta purtroppo ci ha fatto fare una gaffe che ritirerà il premio un rappresentante della scuola. C'era il mazzo di fiori per il dirigente, ma che nella fretta di andare via l'abbiamo. Quindi chi verrà? Mi pare che la dirigente in carica è la professoressa Valente, che ritirerà il premio. Questo è il riconoscimento del nostro preside. Le foto. Infine, il parco e i sindaci sono tra gli organizzatori, quindi infine
Bene, nel frattempo che arrivano le targhe, cioè, pregherei di avvicinarsi il presidente della Proloco, che dovrebbe essere qui. Il presidente della Proloco, si avvicini per piacere. Mi sa che c'è scappato il presidente della Proloco. Ah, eccola lì. Sono le donne da premiare che facevano parte dell'organizzazione. Chiaramente si premiano sempre le cariche apicali, ma il... Allora facciamo un applauso alla presidente della Proloco. Che aspetti che facciamo la foto con il sindaco e Francesco Moser. Ecco, visto. Bene. Allora. È il momento, avevamo già premiato il vescovo, ma c'è un altro riconoscimento con il premio di Pinocchio in bicicletta, questa 12ª edizione qui a Nardo di Pace. Si può avvicinare e volevo, oh bimbo, Rocco! Rocco perché lavora sempre dietro le quinte, però è sempre presente, sempre presente. Questa qui, quella del vescovo, va Rocco Pellegrino. Sì, e dai, vai a fare la foto. Vai, vai, vai. Possiamo fare la foto? Yes, sir. Vieni qua. Cos'è questa? C'è? Lo ritirerà ormai. Vice sindaco. C'è il vice sindaco Costa? Ecco. Sì. Facciamo un applauso al vice sindaco del comune di Fabrizia. Attenzione, anche questo, sindaco, ecco qui, che stamattina è stato straordinario ad illustrarci il suo paese, le Ferriere e non solo. Vuoi fare un saluto? Sì, sarò velocissimo. Intanto voglio ringraziare tutti, oggi è un giorno speciale. Aver avuto qui personaggi illustri come il campione Francesco Moser, come Monsignor Attilio Nostro, come Gerardo Sacco, è stato un momento veramente grandioso. A me preme ringraziare tantissimo chi ha permesso l'organizzazione di questo evento. Voglio dire grazie ai bambini, voglio dire grazie ai genitori che sono sempre presenti e soprattutto... E non mi stancherò mai di ringraziare la scuola, i docenti che sono in prima linea per iniziare questa battaglia che stiamo facendo tutti insieme per poter cambiare un po' le sorti del nostro territorio. Quindi grazie, grazie immensamente. Allora ho capito perché. Mimmo! Non... vi posso garantire che è incurabile perché la ciclistite cronica interviene e inizia in età pediatrica e questa è l'età giusta per contrarla e c'è però una cura soltanto, il vaccino. E il vaccino si fa, sapete come? Con dosi costanti, continue di impegno
non solo andando in bicicletta, ma capendo che la bicicletta è una metafora della nostra esistenza. Solo la fatica e l'impegno ci consentono di ottenere i nostri obiettivi. Francesco ne è un esempio fulgido, ma come lui ce ne sono tanti, anche qui fra di noi. Tutti siamo impegnati quotidianamente a fare il nostro dovere e cerchiamo di trasmetterlo a voi. E grazie a voi noi riusciamo ad avere ancora più forza per continuare. Grazie. Grazie Antonello. Allora, il comando... Facciamo un applauso al comando dei carabinieri. E facciamo venire il comando dei vigili urbani di Nardo di Pace. Gerardo Sacco, cuor di leone. Vieni, Mimmo, puoi portare il riconoscimento per la C? Da qui. Sta registrando? Sì, sì. No, registra. Registra, schiaccia. Bello. È un bellissimo riconoscimento considerando che la C riprende sempre, non viene premiata, adesso un riconoscimento che facciamo per voi. Esatto, per l'impegno che abbiamo ogni giorno sul territorio. Un applauso all'emittente televisiva la C. Bene. Chi è? Sì, consente. Questo. Allora, un altro personaggio che è sempre presente con noi, non con lo Sporting Club, ma per qualsiasi evento, un ragazzo particolare che viene anche lui dall'entroterra del Catanzarese, però ormai si è trasferito a Tropea. Facciamo un applauso per Antonio Abruzzese. Grazie, grazie Mimmo, grazie allo Sporting, grazie a Francesco Moser. Miceli, dottor Miceli, dai, vieni! Siamo riusciti a beccarti quando sei andato via un attimo, eh? Che cos'è, l'airbag? È di serie? È la tartaruga. Allora, mi date il premio per il dottor Miceli? Questo premio di questa comunità che io da poco tempo farò parte di questa piccola comunità. Perché mi ha detto oggi a pranzo, io sono di Cosenza, però sono venuto a vivere qui a Nardo di Pace. C'è un bellissimo paese, in montagna, meraviglioso. E allora si merita un applauso. Grazie, grazie. Arrivederci, ci vediamo alla prossima mangiata. Questo lo organizzerà lei allora. Allora, chiamiamo le docenti. Mauro Teresa. La prof Mauro Teresa è presente? E allora, nel frattempo... Prego, sì. Prego. Prego, prof. I premi sono nominati. Per Fioresta Raffaele. Professoressa Roberto Maria Luberto. Ecco, un applauso per Luberto Maria. Nancy, vediamo. Nancy Rachiele. Riconoscimento per Maria Stella Tedeschi. Sabrina Carè. Sabina Carè. Ragazzi, fatevi
un applauso alle vostre maestre, alle vostre prof. E ne devo guardare. Anna Grillo, eccola. Facciamo un applauso. Matti, guardi, guardi di là. Che? Cos'è? Mammoliti Antonio. Non c'è? Graziella Abruzzese. Non c'è. Lo consegnate voi. Poi? Attestati. La scuola alla quarta di Fabrizia. Allora, la scuola alla quarta di Fabrizia. La quarta. Quarta classe di Fabrizia. Venite con me. I bambini della quarta? Sì, sì che ci sono, sono qui. Cassari. Allora, la scuola secondaria di Cassari. Messo, sì, la foto. Diamo un po' permesso, chiedo scusa. Sì. Questa è la Mongiana, venite. Ah, Di Nardo, ecco. Allora. Vai Antonio. Grazie, grazie ragazzi. Adesso alla scuola primaria di Mongiana. Facciamo un applauso. Attenzione. Che naturalmente è il vostro sindaco Romano Loiello, vogliamo fare un applauso? Però ho visto un sorriso, proprio un sorriso d'Urbans tutta la giornata, perché è rimasto veramente contento, felicissimo, felicissimo, e noi siamo contenti per questo. No. Elaborato primo viene conferita all'alunna Erika Silipo della classe seconda. L'alunna è stata molto brava a coniugare quanto richiesto dalla traccia con la descrizione dei suoi luoghi di vita, riuscendo così ad accompagnare il lettore lungo un percorso attraente e vivificante. Poi per la scuola secondaria di Mongiana viene conferita agli alunni Fatima Vallelonga, Stefania Ferrieri e Marica Tripodi per essere riuscite a sviluppare la traccia proposta collegando con la dovizia e originalità l'area della salute, quella del turismo e quella dell'ecosostenibilità in maniera congrua e assennata. Sì, sono tre. Fatima, Stefania e Marica. Fatele ogni tanto un applauso per loro, eh. E poi abbiamo la scuola secondaria di Cassari,
Il premio viene conferito agli alunni Angelica Maiolo, Vera Maiolo e Rocco Bruno Tassone della classe seconda media. Gli alunni sono riusciti a cogliere con come sensibilità le possibili assonanze tra lo strumento bicicletta e il fine, quella di Cassari, il benessere globale dell'individuo in maniera armonioso e originale. Ok, allora, per aver colto la bellezza dei ragazzi in bici immersi nella natura, facciamo un applauso veramente perché lo meritano. Tutta la scuola, dai! Tutta la scuola! No, mettiamo, no! Giratevi! Giratevi! Mario, grazie, giratevi là! Già il premio! Dai, alzate il premio! Secondo premio alla scuola primaria di Mongiana. Per la bellezza, composizione e la tecnica complessa che ha dato un risultato di grande armonia. Uscite da lì. Giratevi per la foto, giratevi verso di là. Guardate tutti verso là. Io avete la coppa. Signor Pino Neto. Sindaco. Ok, passiamo alla seconda batteria. Aspetta. Girate, girate, guarda qua. Damiano. Brava, brava. Bene, proseguiamo. Medaglia, la foto. No, ma sì. Tutti e tre piante. Sì. Coppa del primo, avvicinati, Simba, avvicinati. Guardate qua. Di cadere. Aspetta, aspetta, aspetta che dobbiamo fare la foto. Tu il primo. Aspetta un attimino. Questo spostati. Giovane. Ci sono l'altro sedile? C'è? Aspetta, aspetta, vai, vai, vai. Arriva, arriva, dai. È arrivato anche. Tassone, qual era? Che sì, Tassone era. C11 era? Guarda la batteria. Ok, bene, facciamo la foto perché dopo siamo arrivati alla quinta batteria. Allora, abbiamo fatto la foto per la quarta batteria, facciamo la foto con Francesco. Ecco, facciamo la foto. Gabri, aspetta. Aspetta, ti sposti. Gabri, ti gira. Gabriele. Sto chiamando. No, ho chiamato appunto Gabriele. Andrea Maiolo è benvenuto in scena. L'abbiamo già premiato lui, l'abbiamo già premiato. Ecco, sì. La medaglia. Per la partecipazione. Sì, Andrea. No, 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 sto premiando gli altri. Chi ci diceva? Chi vince, vince, che per Andrea Bruzzi? Io non lo so. Sorridi, dai, un sorriso per la cronaca. Piccolo mio, non fa niente. No, no, no. Vai, vai, vai. Ci gira te, Adele. Tutte le ragazze, i ragazzi, senza medaglia. Tutti quelli che non hanno avuto la medaglia. Ma la genitori sono scritti. Bravo. Vieni, Sofia. Ti consegna. Sofia. Sofia.
premiato Francesco. C'è anche la targa qua, guarda. Prendi il premio, no, prendi, che è per te. Hai premuto Antonio? Chi è in quattro ore? Chi me la fa? Diego! Tu il quattrone? Diego! 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 Fotografo! Niente foto al fotografo! Che ne ha fatte troppe! Ok! Cominci la bronzatura per il mare! Don Mimmo Di Carlo, dove sei? Ecco, questo per Don Mimmo Di Carlo. Anche io non ho problemi a guidare. Diego, io non so quello che si può. Come chi ci vuole guidare? C'era uno in militare. Ringraziamo tutti da parte dello Sporting Club. È vero? Gli facciamo la coppa senza. Venite qua! Arrivederci. No, sto facendo. Che lavoro è questo?